Manuela Cortesi, detta Manu da sempre, ben ritrovata intanto. Ma ciao Giorgio, piacere mio incontrarti e sentire la tua voce qui in radio. Ciao, ce la facciamo una chiacchierata. Io dico su Lucio Dalla, ma anche con Lucio Dalla, cosa ne pensi? Ma guarda, la bellezza di Lucio sta proprio in questo, perché non c'è, ma c'è. Sì, è vero, è vero. E allora parto da qui, parto con una fotografia, con una visione. È un suono che diviene vibrazione, un battito cardiaco, il palco. Gli sguardi e l'accecare delle luci vi tiene uniti. Qual è lo sguardo, l'ultimo sguardo che è impresso nel tuo cuore, Emanuela? Ma l'ultimo sguardo di Lucio è uno sguardo consapevole. Io stranamente avevo gli sguardi consapevoli, avevo gli sguardi da birichino, da uomo mai cresciuto, da persona leggera, estroversa, come tu, si poneva come lui in effetti è sempre stato, no? Non si è mai mascherato dietro a chissà quale situazione o nascosto. L'ultimo sguardo suo è stato uno sguardo consapevole. Mi viene proprio questo aggettivo, non Sì, so. è comprensibile, riesco a vedere questo e riusciamo a vedere molto probabilmente questo sguardo. Sono passati 10 anni dal giorno del suo grande volo. Poi più avanti parla con lui alle prime ore dell'alba, da sempre. E qual è il tuo dialogo con Lucio? Dunque, guarda, mi hai fatto ricordare una cosa che in quel periodo facevo spesso. Io, tutte le volte che ero in tour, tutte le volte, in quel periodo proprio, scusami, facevo delle foto che poi mandavo a mia nipote, piccolina Alissa, per farle vedere dove ero, dove mi trovavo, che cosa significava il mio mestiere, girare, andare in hotel, andare poi a vedere un'alba, vedere un tramonto. Appena potevo, facevo queste fotografie e gliele mandavo. Quella sera, a proposito di mattina presto, erano le 4:30. Io mi sono svegliata sul lago, eravamo a Montreux, su questo lago, in questo hotel, e c'era una visione incredibile, perché c'era la nebbia, era spettrale ma anche boh, angelica. Mi sono trovata in una situazione, ho detto adesso faccio questa foto perché la voglio mandare alla Lisa assolutamente, e ho fatto un filmato dell'alba proprio Che di quel meraviglia. giorno lì. Quindi capisco quando Pupi e Lucio i dialoghi del mattino presto, perché in effetti quando sta arrivando il mattino, insomma, la mattina è una cosa preziosa, no? Per me è sempre stata preziosa la notte È il dono, è il concetto perché del devo dono, lavorare. molto Sì, probabilmente. però il mattino, caspita, vedi tutto il mondo che si anima, quindi è una situazione, però è un risveglio. E quindi mi piace pensare all'immagine che mi hai appena così, diciamo, gettato al di qua del telefono, mi piace accoglierla nel mio cuore con quel pensiero lì proprio di quel giorno e di quella fotografia, di quel filmato che ho fatto per mia nipote Alissa. Certo, questo è straordinario. Manu, Lucio era un po' Fellini, un po' Pagiolini, un po' Renudo, un po' anarchico, un po', un po', un po'. Tu come lo vedevi o come ancora lo vedi? Lucio lo vedo leggero. Lucio non lo vedevo toccare con i piedi per terra. Mi sembrava camminasse non per terra, non, un po' alto dal terreno. Quindi, secondo me, era leggero.
mi sembrava una piuma. Non ho mai pensato che con i piedi toccasse per terra. Pensa. Incredibile, bellissima questa immagine che ci hai voluto rimandare, una fotografia straordinaria, complessa, devo dire. Bologna, la tua visione di Bologna, lui, che Bologna regalava quando era in tour, magari nei momenti di pausa, perché esiste. Una musica di Bologna, esistono i musicanti di Bologna, esiste una Bologna del cinema, anche una Bologna della visione, ma soprattutto una musica di Bologna. Allora, qual era la Bologna che vi regalava? La Bologna che ci regalava Lucio era una Bologna piena di personaggi, quindi di sfaccettature caratteriali, Sì. con le sue facce. Sembrava che in lui ci fosse tutta Bologna, dalle chiese ai vicoli, ai portici, alle facce importanti delle persone che si erano fatte da sole, dei negozianti, È del vero. buon gustaio, ma anche della persona che magari butta uno sguardo a San Luca e fa dei pensieri di un altro tipo, che non sono proprio sempre quelli terreni. Però la Bologna di Lucio è sempre stata una Bologna molto franca. Sì, pensiamo tutti noi che sia proprio così. Lucio era anche Ulisse, ma aveva dichiarato tante volte, soprattutto negli ultimi anni, che si divertiva immensamente in quella sua porzione di vita. Era arrivato al divertirsi, proprio alla piacevolezza del divertimento, nel quotidiano. Ah, lui solo quello cercava, ma anche sul palco Assolutamente. cercava quello. Assolutamente, infatti lui come Ulisse aveva viaggiato tanto, e allora in quella porzione aveva, come dire, una sorta di fermo immagine proprio su quella sua coscienza di divertimento. Mi diverto, era così. Sì, assolutamente sì, confermo questa cosa. E ha sempre portato con sé quella parte più goliardica dell'essere bolognese, poi era anche tante altre sfaccettature, però la parte bolognese era quella più che si notava, insomma, anche se suonava come un jazzista di New Orleans, Magari capito? del New Orleans, certo. Quindi, cioè, È vero, però però. Cioè, questo è il genio, questa è la persona la che mancanza sa di del. essere nato ha una missione. Ecco, in quella missione c'è anche, fortunatamente, lui lo diceva, era consapevole, il divertimento. Certo. Senti, lo strumento dei cori, dell'accompagnamento, Lucio lo pretendeva. Per lui i cori, le voci. Le voci cantate erano strumenti. Allora il rapporto, tu che come dire, componevi questa parte della musica, dello spettacolo, della ricerca, l'importanza di questo segmento rispetto a Lucio, perché lui lo dichiarava e lo pretendeva questa, come dire, questa sorta di non è un accompagnamento, questo strumento proprio dei cori. Sì, per lui sicuramente le altre voci erano molto importanti, basti pensare alle voci che insomma erano, poi hanno fatto, hanno, lo hanno spalleggiato per anni. Ricordo Iskra che insomma per 20 anni, 25 anni credo, ha spalleggiato ed è salita sul palco con lui, una grande vocalità, una grande potenza, insomma, una grande personalità. E poi, insomma, Lucio ha sempre, diciamo, anche lì creato un marchio personale. Sì. Voleva un tipo di coro che fosse coro, ma non coro. Ok, aveva in mente una sonorità e così come andava a cercarla
negli strumenti, nell'arrangiamento, diciamo, negli strumenti, anche per il coro, voleva il coro, non coro. Era Sì, particolare, beh, certo, eh? Ah. studiare questo segmento è assolutamente affascinante. La butto lì di getto, cosa ti ha lasciato Lucio? E se fosse dinanzi a te, cosa gli diresti? Magari Oh. questa sera. Oh, È guarda, complessa. gli chiederei, io adesso sono dentro la mia macchina e sto guardando il cielo che oggi mi regala qualche stella. Allora lo inviterei al silenzio, però a guardare le stelle, che a lui le stelle piacevano così tanto. E come dice Mingardi, Andrea, Sì. dice: se magari guardate il cielo, vedete una stella impazzita, secondo me quello lì è Lucio. Penso proprio Lui di sì, è vero questa Andrea, immagine. è vero Ma Andrea. io gli direi grazie, perché mi ha fatto vivere 2 anni. Ho conosciuto il mio attuale marito, ho vissuto veramente una situazione privilegiata dei livelli mondiali, un grande privilegio. L'ho guardato, ho ascoltato 170 volte Caruso, tutte le volte diversa. È vero, è E vero. tutte le volte mi chiedeva: come l'ho fatta stasera? Cosa ti devo dire, Giorgio? Io ho Mamma, queste cose, che come tu emozione. ne hai delle altre, e ce le teniamo per noi, e se qualcuno ce le chiede in modo intelligente, gliele diciamo. Tu lo hai Certo. fatto, io te l'ho Ti detto. ringrazio, ti ringrazio. Diceva, se io fossi un angelo e se non mi abbattono anche con i russi parlerei. Cosa direbbe oggi ai russi o a certi Ma russi? veramente, non lo so che cosa direbbe, però sicuramente si meraviglierebbe, perché lui amava la costruzione e non la distruzione. Lucio era un costruttore, un innovativo, costruttore di musica innovativa, costruttore di rapporti innovativi, costruttore di legami. Per lui la distruzione non faceva parte del suo vocabolario, quindi penso proprio che non faccia parte di nessun tipo di vocabolario, ma in questo caso Certo. distruggere non serve. Certo. In conclusione, Manu, se dovessi descrivere il viaggio di Lucio, a quale film, magari a quale romanzo, a quale opera letteraria, così di getto lo accosteresti? Alla Dove lo. casa degli spiriti. È straordinario. Io sapevo che è incredibile. Ma è incredibile la Non ti ho sintonia. No, neanche adesso. lasciato finire. Non ti ho neanche lasciato finire la domanda. Ma Proprio tac, subito. è pazzesco tutto questo, però è straordinariamente magico e bello. E sul bello ti saluto e ti voglio lasciare a queste stelle che stai magari ammirando e vedrai che sicuramente, e adesso aprirò la finestra dello studio perché in contemporanea vorrò farlo anch'io, sicuramente ci sarà una stella impazzita, il saluto di Lucio molto probabilmente. Grazie Giorgio, grazie mille. Grazie Saluto a te, tutti Manu. quelli che apprezzano queste cose, e ringrazio te per la delicatezza con la quale mi hai fatto tutte queste domande. Grazie infinite. Grazie a te, buona vita. A Grazie. te, caro. Ciao, 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 ciao. ciao, ciao.